schiaccio sul tasto invia, controllo la documentazione e la mando. Già fatto. Semplicissimo. Questo è assurdo, mi fa risparmiare un casino di tempo. Ciao, sono Beniamino Bai, fisioterapista e preparatore atletico. E oggi a PhysioFix parliamo di come velocizzare la gestione della cartella clinica e della tua partita IVA. Quest'anno ho scoperto PhysioDesk, che mi sta facendo risparmiare ore di inutile lavoro burocratico. Ci tengo a precisare che sì, l'azienda mi ha messo a disposizione la prova gratuita del software, ma nel fare questo video non ci guadagno un euro. Semplicemente racconto la mia esperienza su un prodotto che reputo molto valido. Prima di utilizzare questo software, scrivevo le fatture con Word, le inviavo via mail al paziente e successivamente, nei tempi morti, le caricavo sul sistema tessera sanitaria una ad una, dovendo ogni volta reinserire tutti i dati del paziente. Se lei continua con queste strozzate, ci fa due palle così. Col software che ho adottato adesso, sono diventato molto più veloce. E oltre alla fatturazione, nel programma c'è molto altro. Insomma, tutto quello che serve per la gestione dell'attività di un libero professionista. Io voglio fare il posto fisso. Ti faccio vedere tutte le possibilità, dalla creazione di una nuova cartella clinica a tutta la gestione della tua partita IVA. Il programma gestionale è tutto online e ci puoi accedere da qualsiasi device. Io uso il mio iPad, che porto anche a domicilio del paziente, ma mi capita spesso di usarlo anche dal telefono quando sono sul treno o a casa, per esempio. Allora, adesso provo a creare una nuova cartella. Probabilmente qualche dato lo oscurerò perché ci sono già presenti dei dati dei miei pazienti. Il funzionamento è molto semplice, basta aggiungere i dati del paziente. Adesso faccio una prova mettendo i miei dati. Per sfruttare al meglio tutte le potenzialità del software, ti consiglio anche di inserire il cellulare e l'indirizzo email del tuo paziente. Questo perché facendolo potrai mandargli sia un reminder via WhatsApp, sia la fattura via mail molto più facilmente. La cosa che mi è piaciuta di più di questo software è la possibilità di trasmettere i dati direttamente al sistema tessera sanitaria. Infatti, per ogni paziente che aggiungo, metto sempre il sì per trasmettere i dati al sistema. Questa è una cosa che in realtà non ho ancora provato, ma dopo lo facciamo insieme. Non ci resta che cliccare su Crea nuovo paziente ed avrò già fatta la mia cartella clinica. A questo punto io posso compilare le mie valutazioni e la cosa bella è che posso anche disegnare sulla flowchart le zone di dolore del paziente. Oltre alle varie potenzialità di compilazione che vi lascerò scoprire da soli, la cosa che più mi ha entusiasmato sono due. La prima è la sezione modulistica. Infatti in questo caso ho già la possibilità di scaricare il consenso informato e il consenso alla privacy personalizzato per il mio paziente. Non mi resta che andare a cercare il paziente che mi interessa inserire e premere su scarica. Dalla cartella del paziente posso anche inserire degli allegati che possono essere referti di risonanza o RX, creare gli appuntamenti e soprattutto fare la fattura. La fatturazione è molto semplice perché i dati del paziente vengono già inseriti. Ho già il mio numero di fattura che sarà conseguenziale alle fatture precedenti e non mi resta che inserire la data del trattamento e se la fattura è già stata pagata. Inoltre inseriamo il metodo di pagamento e eventualmente anche la marca da bollo se l'importo supera i 77 euro e qualcosa, cioè stabilito dalla legge, e posso inserire la descrizione di tutti i miei trattamenti effettuati. Adesso per questa prova il paziente facciamolo pagare un po'. Eventualmente posso anche suddividere il trattamento scomponendolo in varie sessioni. Inoltre c'è un'altra sezione in cui inserire anche eventualmente l'importo della marca dal bollo o della rivalsa IMSS. Una volta compilati i miei dati posso creare la fattura. A questo punto la cosa bella e che mi fa risparmiare veramente tanto tempo è che cliccando sulla fattura posso inviarla direttamente via mail al mio paziente. Basta cliccare sul tasto invia e il software fa tutto in automatico. Ma la vera rivoluzione è quello che voglio provare adesso, cioè la sezione tessera sanitaria. Io ho già inserito tutti i miei dati per fare in modo che PhysioDesk comunichi con la mia pagina della tessera sanitaria. Come potete vedere qui la mia fattura numero 55 intestata a Beniamino Bai che voglio mandare al sistema. Vediamo quanto ci mette perché questa è una cosa che non ho mai fatto. Schiaccio sul tasto invia, controllo la documentazione e la mando. Già fatto. Semplicissimo. Questo è assurdo, mi fa risparmiare un casino di tempo.
Quindi, riassumendo, abbiamo la possibilità di creare la cartella clinica, compilarla in tutte le sue parti e disegnare persino la flowchart. Inserendo anche l'indirizzo email e il numero di telefono del paziente, potremo mandargli molto velocemente le fatture e anche un reminder sugli appuntamenti. Ti permette di velocizzare la fatturazione e l'invio al sistema tessera sanitaria. Un altro plus è che l'applicazione è in continuo sviluppo per apportare ulteriori migliorie o in caso di cambiamenti delle leggi e dei nostri relativi doveri nei confronti dei pazienti, come per esempio fatturazione, privacy, sistema sanitario, eccetera. Ed infine hai tantissime altre funzioni su modulistica e contabilità che potrai scoprire smanettando sull'applicazione. In descrizione ti lascio il link da cui avere più informazioni e se contatti i creatori del software sono sempre molto disponibili nel darti tutte le spiegazioni che cerchi e nel risolvere eventuali problemi. Spero che questo video possa esserti utile per velocizzare la parte burocratica relativa al nostro lavoro. Iscriviti al canale perché ogni settimana parleremo del mondo della fisioterapia, della preparazione atletica e dello sport. Ci vediamo al prossimo video!